ragazzi, qui a Dove Tu! Simone Pacello, una crisi d'identità! Siamo finalmente oggi tornati in un nuovissimo video, anche perché di vecchi video non ne faccio più! Ed oggi, ragazzi, che cosa stiamo per andare a vedere? Quando ho scoperto che il piccolo Lucio ha preso parte al primo appuntamento, io sono letteralmente impazzito. E quindi oggi reaction incredibile! Cioè, al piccolo Lucio, ma voi ve lo ricordate? Facciamo questo piccolo preambolo. Voi ve lo ricordate il piccolo Lucio chi è? Prego la regia di mandare un servizio. Ragazzi, il piccolo Lucio, a me mi piace la Nutella, il gelato di capanna, i bucacci di sogno. Il piccolo Lucio che ha fatto la storia, adesso è cresciuto il piccolo Lucio. In questo caso andremo a chiamare il piccolo grande Lucio, chi se non lui. Ragazzi, per questo episodio vi ricordo di superare i 100.000 like, quel bottoncino grigio, facciamo diventare blu, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Iscrivetevi, ragazzi, io non so più come ve lo devo dire. Dove lo trovate? Un altro servizio gratuito di intrattenimento. E non vi costa niente, cioè grazie. Mal che vada, cioè vi disiscrivete al canale. Quindi iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram. Io direi iniziare subito. Oh mamma, ci siamo! Eccolo! E lui non è lui! Ma certo che è lui! Chi combatte da molti anni contro prime impressioni e pregiudizi è il nostro prossimo singolo, che si è presentato con un'elegantissima rosa rossa. A proposito, lo riconoscete? Certo che lo riconosciamo, è il piccolo Lucio! A me piace Nutello, o gelato di capanna, i babà, i struffoli, i panzanotti. Siamo Lucio, vengo da Napoli. Oh mamma, oh mamma. Ragazzi, quanto è cresciuto, ragazzi? Cioè, c'ha 18 anni. Dovete sapere che praticamente quando lui ha fatto la canzone A me piace Nutella, cioè aveva sì e no, mi sembra 8 anni. Adesso ne ha 18, sono passati 10 anni. Cioè, è passato davvero così tanto tempo. Sono un ex artista neomelodico. In che senso un ex artista neomelodico? Cioè, ha appeso il microfono al chiodo. Che significa? Famoso a Napoli, un po' per l'Italia all'estero. Ah, pure all'estero? Cioè, diciamo che A me piace Nutella è diventato un pezzo internazionale. I like a Nutella. Qualcuno dovrebbe fare il remix di A me piace Nutella, versione inglese. I like a Nutella. An ice cream with the panna. Tutto il successo mi ha portato a tante parti. Mi hanno chiamato per interviste a televisioni internazionali. Addirittura, quante cose mi sono perso del piccolo grande Lucio. Cresce un calice di pollicine. Va bene, ringrazio. Ce l'avete pure un barattolo di Nutella? Chiedo scusa, non voglio adesso fare tutto il video dove dico A me piace Nutella. È bello essere fermato per strada da persone che non conosci e sentire la propria canzone essere cantata da milioni e milioni di persone. Io mi immagino nel momento boom del piccolo Lucio, quando c'aveva 8 anni che camminava per strada, c'era tutta la gente che lo fermava e diceva A me piace Nutella, Lucio, nada capanza. È stato un inferno. Qualche passione. Il mio melodico. È una passione questa? Può essere identificata come tale? Quando ha cominciato a fare il mio melodico però? A 8 anni e 15 giorni. Ah, se l'hai contato proprio 8 anni e 15 giorni. Si è contato proprio i giorni, si è contato. Oggi sono passati 15 giorni da quando ho 8 anni. Facciamo A me piace Nutella. Ho fatto canzone A me piace Nutella. Ha già fatto coming out, ti ha già detto. Ma un minimo di mistero, madonna. E lei? Sì. A me piace Nutella. Gelato di capanna e merendini in quantità. Proprio il video hanno messo, madonna. Me la ricordo. Mica solo tu te la ricordi, anche io me la ricordo. E nel giro di pochi mesi ha spopolato e siamo arrivati a 23 milioni di visualizzazioni. Ok, complimenti per tutto, piccolo, ma non ti posso fare i complimenti per la camicia. Cioè, non riesco a capire dove l'hai presa, se l'hai comprata o se è stata una penitenza che hai pagato. Che colore è? Cioè, che colore è? Non è nemmeno verde, non è gialla, è un colore nuovo che non ho mai visto. Ma in amore questa cosa l'ha aiutata? Sono curioso di sapere proprio questo. Se nella vita fai un pezzo comunque che è diventato oggettivamente trash, come A me mi piace Nutella, nella vita, cioè, pure personale, le ragazze se vengono da te? No. Ok, risposta secca. La ragazza che incontrerò, se mi piacerà, gli racconterò la storia del piccolo Lucio. Quindi solo se ti piace una ragazza glielo racconterai. Ok che l'ha raccontato magari ai fini del programma che lui era il piccolo Lucio, però magari la ragazza che si presenterà non glielo dirà, poi magari lei lo riconoscerà. Staremo a vedere. Preferisce una che la conosce o che non la conosce? Che non conosce. Che non la conosce. Non vorrei una ragazza di Napoli, perché già conosce chi sono. Abbiamo già le idee chiare, abbiamo messo già i primi paletti.
Moretti. Grande Lucio, mi piace questa personalità. Quindi vogliamo una ragazza che non ti conosce, che tu non direi che sei il piccolo Lucio. Così, al di là di tutti i tabù, andiamo a scoprire finalmente chi sono le vere persone. Voglio far conoscere la persona che sono, no, la persona che sono stato. Questa me la segno sulle frasi dei baci di perugina con cui mi pulisco il culo. Io non voglio una ragazza madre, una ragazza particolare come me, look particolare. Piace, piace pure a essa Nutella. Ecco, la look particolare, sta arrivando un outfit, diciamo, abbastanza sobrio. Mi chiamo Vivienne Jasmine Margin Rose. Quanti nomi? Qual Vivienne Jasmine Rose, ma... Wow, e io pensavo che How Do We Do fosse lungo, ma cioè, ma tu veramente mi batti in partenza. Su Instagram mi chiamo le... Non siamo qui per spammare i nostri profili Instagram, tantomeno non viene a farti pubblicità nel canale di Awe. Perché sono una fanatica del leopardato. No, vabbè, non si direbbe, quando mai? Cioè, perché sembra così sobrio l'outfit. Ho studiato canto 4 anni. Perfetto, perfetto, lei che studia canto, c'è il piccolo Lucio che fa il cantante neomelodico. Qua scoppia l'amore. I guanti li teniamo. Ma che sto chiedendo quei guanti arancione? Ma la canta fa una rapina. Il mio sogno era quello di diventare una cantante, ma poi mi sono resa conto che era un sogno difficile da realizzare. Se un sogno è difficile, non vuol dire che quello non è il giusto sogno da inseguire, anzi forse è quello più giusto da inseguire. Ciao. Ciao. Piacere, Vivienne. Non li toglie i guanti, da fa tutto l'appuntamento con questi guanti do cavallo. Questa me l'ha data la produzione, mi ha detto di darti, non avrei mai voluto darti una rosa, non so chi sei. Un cantante mi piacerebbe come partner, anche perché poi dai, se gli piace la mia voce possiamo fare qualche duetto. Ma sarebbe un duetto incredibile, Vivienne, José, José, Altafim, José, José, Maria Caleò e il piccolo Lucio, un featuring incredibile, io voglio il tormentone estivo di quest'anno. Nella vita cosa fai? Non dirlo, non direi mai che fai il cantante non melodico perché vuoi tenerlo segreto. Faccio l'artista non melodico. Allora, di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo, cioè, allora, di che cama fa? Ci dobbiamo raccontare le bugie qua. Siamo venuti qua a raccontarci le bugie al tavolo. Hai appena detto che non avresti mai raccontato una ragazza che non conosci che fa l'artista neomelodico. Questa è la prima cosa che hai detto. Ma non ci credo. Quindi canto, sì. Vabbè, canta, sì, vabbè. Giustamente a me ha detto la professione. Cioè, lui ha detto che non voleva dirle che è il piccolo Lucio, in quel senso. Non mi piace mettermi al primo posto come una persona famosa. Ah, ok, ok, vabbè, hai detto che hai fatto il cantante non melodico perché alla fine è quello che hai fatto, giustamente. Però non vuoi metterti al primo posto come una persona famosa. Questo è l'importante. Canto, però canto a casa. Canto a caso. Caso a casa. Esatto. Se sei arrivato fino a questo punto del video, commenta in questo preciso istante scrivendo a me mi piace la Nutella. Voglio proprio 10.000 commenti con scritto a me mi piace la Nutella. Cercherò di lasciare un like e un cuore a chiunque. Faccio scegliere mia per la persona davvero che sono. Esatto, devi farti conoscere per la persona che sei, non quella che sei stata. L'hai detto tu prima. Non so se conosci la canzone a me mi piace la Nutella. Ma perché gli stai dicendo che ha fatto a me mi piace la Nutella? Hai appena detto che non l'avresti detto. Lucio, concentrati, maledizione, concentrati. Una cosa dovevi fare. Sì. Sono io. Ma non ci credo. Lucio, cioè Lucio, piccolo grande, cioè io ti voglio bene, ti rispetto, piccolo grande Lucio. Ma cioè, ma l'hai appena detto! L'hai appena, cioè già hai detto che non l'avresti detto e l'hai detto! Cioè, ricordami una cosa, piccolo grande Lucio. Ricordami di non dirmi niente, nessun segreto, perché appena tu dico stanno tutto quanto. Davvero? Hanno tutto per gioco. Stanno tutto. E lei lo conosce, giustamente. Chi è che la conosce quella canzone? Siamo pronti per accompagnarci. Okay, prego, okay. Seguite. Ah, ma tutta la puntata con a me mi piace Nutella in sottofondo. Me la ricordate la hit? A me mi piace Nutella. Abbiamo capito che ha fatto a me mi piace Nutella, l'abbiamo capito. Che ha appena iniziato la sua cena con il piccolo Lucio. Li possiamo togliere quei guanti? Cioè, mi danno proprio fastidio sti guanti. Cioè, ma voi da casa, se sapete il perché tutti sti guanti, cioè c'è una particolare, una moda che non conosco. Un po' di vino lo volete? Sì, ubriacatevi. Io no. No, vabbè, vabbè. Ah, beh, Lucio, ma un po' di personalità. Lucio, dove l'hai lasciata la personalità? Mo ci vuoi rindare Nutella, dove l'hai lasciata? Aveva detto di sì con la testa. Che cavaliere. C'è manca solamente un cavallo. Che ha opportunamente portato Vivienne, perché coi guanti di sicuro è venuto con cavallo. Sono single da 2 o 3 mesi perché scelte personali per... Ah, guarda Lucio che inizia a fare un po' il latrin lover in giro. E poi ha già buttato il conto. Sono 100 euro. Quanto tempo ti
si è lasciata, che non si è più fidanzata. Subito nel personale, vai Lucia, colpiscila, ammaliala, conquistala. Più o meno 6-7 mesi. Ma siamo lì. Anch'io da settembre. Avete già qualcosa in comune? Ci avete entrambi le corna? No, 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 non lo posso sapere, non lo so, è una mia supposizione, mi dissocio assolutamente da ciò che ho appena detto. Secondo me non riesco a trovare la mia donna perché le ragazze che trovo sono un po' immature. Per esempio, pure se scendo. Se scendi? In che senso? Dove vai? Non mando un messaggio per dire scendo, l'inferno, sulle chat. Non ho capito un cazzo, non ho capito. Sei anche molto seguito sui social o... Manco, ma perché tutte le ragazze sono interessate a quel? Che me frega, cioè ce l'hai davanti. Poi arriverà, cioè puoi andare un attimo in bagno per controllare. Ma che, perché chiederlo? Perché che tanto un po'? Sembra che poi l'unico fine è quello, se è un seguito oppure no sui social. Sì, ho 4 profili. 4 profili? Questo è il primo, questo è il secondo, questo è il terzo e questo è il quarto. Battuta evitabilissima, Awe. Un canale YouTube con... 22 milioni di iscritti. Non penso proprio. Non credo proprio che tu abbia 22 milioni di iscritti al canale. Forse facevi riferimento alle views complessive del canale. 22 milioni di iscritti, il canale più seguito d'Italia. Forse uno dei più seguiti al mondo. Se trovo la fatta bollicina. Se trovo la ragazza che mi dà fiducia, io racconto la storia del piccolo Lucio nel bene e nel male. No, se ti dà fiducia, tu gliel'hai raccontata a prescindere Lucio, cioè l'abbiamo visto tutti. Ma non iniziamo a girare la frittata. Gliel'hai detto, io sono il piccolo Lucio, ti ricorda, a me mi piace andare, sono io. Tutti i testimoni, tutte le persone stanno qua da casa. E quindi riesci anche a guadagnare attraverso YouTube. Mamma mia, ma che me frega! Che me frega! Io vi giuro, ragazzi, cioè sarà una cosa mia personale. Faccio coming out, mi danno fastidio. Cioè, se io incontro una ragazza che mi dice: ma sei seguito sui social, ma quanto guadagni? Cioè, ma non si fanno queste domande, non sono domande da fare ad un primo appuntamento. Ho vissuto la mia adolescenza a Napoli, tra alti e bassi. Ci sono state persone che mi hanno preso in giro per il bambino che ero, l'età, il video come era composto. Immagino che per un bambino di 8 anni non sia stato facile vivere in una situazione del genere. C'è da capire anche se lui l'ha razionalizzata, perché a 8 anni spopoli con un video del genere magari nemmeno capisci quello che realmente sta accadendo. Diciamo che non accettano chi è diverso da loro. Quindi tu comunque pensi di lavorare in questo ambito qua, giusto? No, al momento non ci penso più a questo. Non appendere il microfono al chiodo, piccolo, grande, immenso Lucio. Sarebbe bello un tuo ritorno sulla scena. Ma con calma. Se mi sporco è finita. Anche perché in tintoria credo che quel vestito lì non te lo accettino. Sto trovando lavoro. Ok. Concorso come guardia giurata. Piccolo Lucio come guardia giurata? Giuro che non l'avrei mai detto. Però posso dire questa cosa, cioè, ti fa onore questa cosa, che non è rimasto ancorato al personaggio con il quale è nato. Cioè non è che se uno nasce cantante poi deve morire cantante, può anche riscoprirsi in qualsiasi altro modo, ma evidentemente con tutto il trascorso che poi ha avuto e quello che ne è stato generato, ha odiato il canto, si può dire una cosa del genere. Quante relazioni ha avuto importanti? Diciamo 3. Tre? Io ne ho avuto mezza. La prima con un ragazzo di Roma che avevo conosciuto tramite un sito. Che non si può dire, cala l'imbarazzo. Veramente che ogni 2 giorni ricevo tipo messaggi su Instagram o su Facebook del tipo: ma tu sei la ragazza lì? Perché mai dovresti ricevere messaggi del genere? Cioè, in che senso? Con chi eri fidanzata? Con un principe? Chi? Con qualcuno di famoso? E io sì, perché? Ah, perché è anche il mio ragazzo, no? Ah, in quel senso. Volevo capire. Perché c'era una questione di Temptation Island in atto. Solamente che poi dopo alla fine ho scoperto che lui mi ha tradito con la mia migliore amica. Not bad. Non era una persona, diciamo, molto affidabile. Ma una persona del genere non dovreste nemmeno chiedere l'ora. Mi hanno tradita... boh, quante volte? Tante. Madonna, che brutta storia. Mi viene da piangere, davvero. Mi emozionano queste cose. Emoziono, povera, sarà tradita. Però secondo me qua c'è tutto, ci sono tutte le carte in regola per far sì che loro due si innamorino e vadano avanti anche ai prossimi appuntamenti. Basta, mi fai vedere il tuo profilo Instagram e ce lo scambiamo. Ah, basta! Basta, avevo appena detto che era diventato bella questa cosa, perché era tutto molto emozionale, molto, molto intima. Ma non avevo questo profilo Instagram. Ma che ce l'avete proprio? Proprio nel cervello queste cose dei profili Instagram. Basta! Ma non ci credo! È davvero tutta la magia! Io mi dissocio da prima che mi stavo emozionando, non me ne frega più un cazzo. Come andiamo? Come no? Il telefono, ce l'avevo... S'hanno fatto il telefono. Che non c'ho linea. Ah, che cosa nasconde il piccolo Lucio su Instagram? Non ho linea. Dove cazzo siamo? Nel deserto? Nel medioevo? Io ho linea.
Sì, magari ti passo. Ah, non metterti contro una donna che perdi a priori, piccolo grande Lucio. Quando subisco un tradimento, meglio. Secondo me è tesissimo il piccolo Lucio. Questo è il profilo vecchio che amico. Secondo me il piccolo lungo Pinocchio Lucio ti dobbiamo chiamare. No, me lo devo aggiornare. Secondo voi che cosa nasconde? Fammi vedere anche quello vecchio, intanto non so. È proprio questo qua, cioè quello là insieme alla ragazza. Aia, profilo di coppia. Non c'è cosa più sbagliata al mondo. Infatti Vivienne non è molto d'accordo con questa cosa. Voglio una persona matura, comunque come lo sono io, e che non faccia veramente lo stupido. Non dare lo stupido al piccolo Lucio, a me piace Vivienne, Jasmine, scusate. Ah, ok, perché praticamente ce l'avete fatto in comune. Allora io... In comune, insieme ai documenti l'hanno lasciato. Ah, ma addirittura un profilo Instagram di coppia. È rimasto i profili Facebook di coppia. Il mondo sta andando più avanti di quanto pensassi. E lei continua a ripostare cose. Ma non è che è ancora fidanzato? Cioè, che senso ha? Cioè, che la fidanzata, nonostante si siano lasciate, continua a mettere le foto insieme. Lucio, ma che ti hanno scritto? Faccio stronza, che ti hanno scritto? E lei lo sa che sei qua? Ma chi lo sa o non lo sa? Frase dell'anno. Ma che lo sa o non lo sa, chi lo sa? Sono le mie scelte. No, ovvio. Quindi sta palesemente insieme ancora un'altra persona e mi è venuto lo stesso al primo appuntamento. Wow, Lucio, wow. Io ti voglio il grande fratello. Certo. Poi bisogna anche avere il coraggio di essere sinceri fino in fondo, costi quel che costi. Diciamo che al tavolo qui si è creato un attimo di imbarazzo e di gelo, perché a quanto pare Lucio non ce la sta raccontando giusta, malandrino. Cos'è? È struffle du stucazzi, una ricetta francese. La cosa più bella della serata è stato... Il dessert. Gli ho chiesto durante la serata di farmi vedere il suo profilo Instagram. Questa pagina è gestita da lui e la sua ex. Hai scoperto che era fidanzato? E non va bene questa cosa. Una bambina di 2 anni si sporca di meno. Rido così magari cambiamo argomento, non parliamo più della mia ex. Aver visto quella foto e le altre un po' mi ha stranita. Oh, lei comunque già stava partendo in terza con la storia d'amore seria, cioè madonna, cioè be quiet amore mio, mon amour. Ha già perso alcuni punti di fiducia. Ha perso 2 punti dell'essere lunga, non può permettersi più le pentole. Un po' d'acqua. Un po' d'acqua che mi è rimasta tutta la bocca per asciugare, non so più che cosa dire. Grazie. Oh, best imbarazzo ever. Possiamo rivederlo? Grazie. Madonna. Tutta la serata ci sono stati momenti imbarazzanti. L'abbiamo notato. Niente, veramente. Oh, ma che state combinando su quel tavolo? Mamma mia, cioè, state sporcando qualsiasi cosa. Doveva essere un appuntamento. È diventato un buffet. Io non ce la faccio. No, ma neanche io, sul pieno. Ci siamo quasi per scoprire. Si andranno avanti a conoscersi. Secondo me, lei dirà di no e lui pure. Questo sospetto che nonostante si siano aperti molto, ma entrambi gli danno di no. Ciao. Un po' tesi sono un po' tesi. Conto? Questo è il conto e chiupava. A me ha fatto piacere. Io mi ha fatto piacere che tu essere qui con mia. Grazie veramente. Vi accompagno all'uscita, è stato un piacere. Anche perché stiamo chiudendo il locale e vanatai. Durante la cena mi sono fatto tante domande, mi sono date tante risposte. Sta partendo il pezzo melodrammatico napoletano in sottofondo. E chi c'è un po' della mia ex ancora in me. No, amore. Che è colpa sua? Che è colpa sua? È colpa sua, è ancora innamorato della sua ex. E che è colpa sua? No, è stato sincero. Sarebbe potuto andare avanti e dire sì, andiamo avanti, me ne frega niente, invece no. È stato sincero. E c'è ancora una parte della mia ex dentro di me. Ok, quindi rispetto, piccolo grande Lucio. Non avrei continuato nemmeno io per comunque altri motivi. Tipo il fatto che sei ancora fidanzato, ma un piccolo particolare. Un po' sinceramente me lo aspettavo. Però, insomma... Chiusa una porta. Chiusa una porta, cadi del burrone, diceva mio papà. Come si sono salutati? Possiamo rivederlo? Che cazzo di saluto era? Sono venuto qui per conoscere una persona a livello sentimentale. E non ero pronto al...
100%. Che merda. Scopriamo come è andata a finire poi. Vivienne e Lucio non si sono più visti né sentiti. Dopo qualche settimana Vivienne si è fidanzata con un ragazzo poco più grande di lei. Si sono trasferiti in Germania, dove vivono e lavorano insieme in una gastronomia. Cosa stracazzo è successo? Cioè, ha visto il piccolo Lucio 2 settimane dopo, lei è andata a vivere in Germania? Anche Lucio qualche settimana dopo è tornato dalla sua ex e sta provando a riconquistarla. Speriamo che questo primo appuntamento gli sia servito per chiarirsi definitivamente le idee. Ma non ci credo. Che cazzo di appuntamento, cioè, loro si sono visti per tornare uno dall'ex e uno in Germania? Quelle ragazze, che dire, io spero di cuore che questo video in qualche modo, non so quale vi sia piaciuto, se così non fosse, gli ma mangiare pure una Nutella. Per questo episodio speciale del ritorno sui maxi grandi schermi del web del piccolo Lucio superiamo i 100.000 like. Iscrivetevi al canale, non so più come cazzo ve lo devo dire, che è gratuito, quindi iscrivetevi perché offro un servizio gratuito di intrattenimento. Venite a seguirmi su Instagram, qui per il quartiere generale. Ciao, è tutto, e noi ci vediamo. Ciao!